Buon pomeriggio e bentornati a Sport Report del sabato. In apertura è la pallavolo, il campionato di Serie B1 donne con l'atteso derby pugliese oggi pomeriggio a Castellanagote, che vedrà protagonista la Fenice Libera Virtus, capolista del torneo, e Castellana. Le ragazze allenate da Marco Brivigeri dopo la bella vittoria ottenuta contro Sant'Elia Frosinone con un secco 3-0 affrontano una sfida certamente non semplice contro un Castellana Grotte che sicuramente cercherà di sfruttare il fattore campo. Marco Brivigiri, coach della Fenice Libera Virtus, sottolinea non solo la difficoltà che ci sarà in questa partita, ma anche lo spirito coeso del gruppo Opantino, capace anche di sopperire alle difficoltà. Ascoltiamolo. Di perfettibilità c'è sempre un margine di miglioramento e questo è indiscutibile. Però devo dire che questa squadra, io ho allenato tanti gruppi, ha una marcia in più proprio come gruppo. Cioè riusciamo a volte a sopperire a qualche défaillance proprio perché è un gruppo molto coeso, un gruppo che si aiuta con i momenti di difficoltà, non perde la testa per un periodo troppo lungo, perché ogni tanto capita di perdere, è normale, durante la partita succede che si vada in difficoltà. Però riescono sempre a ritrovare il bandolo della matassa. Proprio perché hanno un forte senso di aggregazione, sono un ottimo gruppo. Ciao. E quindi sì, per tornare alla tua domanda, possiamo sicuramente fare meglio, ma siamo sicuramente, stiamo già esprimendo un buonissimo gioco. Basket adesso con la decima giornata del campionato di Serie C Silver e la capolista Basket Club Cerignola che cerca la decima vittoria di questo campionato. Quindi in questo momento un percorso liscio 9 su 9. L'avversario di questa volta è la cestistica Barletta che sta attraversando un momento non facile in classifica, ma che ovviamente cercherà di far rispettare il fattore campo. La settimana è trascorsa intensamente per i ragazzi di Beppe Bozza nella consueta settimana di preparazione al torneo, e lo stesso coach gialloblu mette in evidenza come questo sia davvero una partita fondamentale e da vincere. Ricordiamo che ce ne sono ancora altre tre per completare il quadro. E proprio si auspica la decima vittoria di fila il capitano della formazione gialloblu Giovanni Romano. Giovanni Romano, bella partita, non c'è stato mai storia, c'è stata mai storia del risultato, cosa possiamo dire di più? L'abbiamo preparata bene tutta la settimana, come stiamo preparando insomma il campionato, la programmazione di questo campionato, ci stiamo allenando sia fisicamente che tecnicamente e questi sono i risultati. C'era un po' di gente oggi, a differenza delle altre partite in casa. Sì, c'era un po' di gente perché i risultati stanno arrivando, quindi alla gente di Cirinova piace la pallacanestro e noi stiamo rispondendo presente, spero che vada bene. Domenica prossima a Barletta. Barletta, un campo ostico, è molto seguita lì la pallacanestro a Barletta, sarà difficile, noi ci proveremo, ci alleneremo durante la settimana in maniera idonea e speriamo di andare a rubare altri 2 punti. Facciamo 10? 10 vittorie. Ok, bocca al lupo, grazie. Infine il calcio, quindicesima giornata del campionato che si è aperta già con un risultato a sorpresa, se vogliamo, ma fino a un certo punto, 0-0 tra Inter e Roma, e questo potrebbe consentire alla Juventus di effettuare il sorpasso in classifica ai danni dei nerazzurri, a meno che non perdano all'Olimpico contro una Lazio decisa a mantenere invariato il suo fattore positivo, visto che fino a questo momento, almeno fino a domenica scorsa, non ha conosciuto sconfitte. Altro match da seguire con particolare attenzione è quello delle Friuli tra Udinese e Napoli, dove gli azzurri di Ancelotti cercano riscatto dopo la sconfitta subita in casa lo scorso weekend ad opera del Bologna, e alle 15 la sfida delicata Europa Salvezza tra Atalanta e Verona con i bergamaschi di Gasperini che mantengono immutate non solo le speranze di proseguire bene in campionato, ma anche di centrare una storica qualificazione agli ottavi di Champions League. È tutto per questa edizione di Sport Report del sabato. Prossimo appuntamento con l'informazione di Speciale News Web 24 domani mattina con la domenica. Grazie e buon pomeriggio a tutti.